Ragazzi, un attimo d'attenzione, cominciamo ragazzi. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio tutte le scuole, i docenti che sono riusciti a venire e partecipare a questa manifestazione che per noi ovviamente è solo l'inizio di una serie che ovviamente vedranno già la settimana prossima la seconda conferenza e tutto ciò si inquadra nel piano lauree scientifiche. Tra poco passerò la parola alla nostra rettrice che è venuta a porgerci un saluto di buon inizio lavori e volevo spendere soltanto due parole per ringraziare veramente di cuore tutti i docenti e gli alunni che si sono prestati a questo tipo di esperienza. Ovviamente il mio ringraziamento va anche ai nostri due illustri relatori che si sono ovviamente resi disponibili per questa sessione, per questo tipo di seminario. E con questo tipo di seminario iniziamo una serie di attività di approfondimento che valgono sia per formazione insegnanti che per formazione alunni. Il primo argomento ovviamente sulle cellule staminali è un argomento che molto spesso ovviamente è di attualità, ma molto spesso ha delle misconcezioni, quindi questa è l'occasione buona per avere da parte sia di insegnanti che di docenti un punto di vista diciamo più rigido e metodologico dal punto di vista scientifico. Ovviamente io sono, grazie al mio complice, il professor Ippoliti, l'artefice di questo tipo di mese di orientamento e di attività di laboratorio e di formazione e ovviamente vi ho risparmiato le verifiche e le interrogazioni di questa mattina, ma ovviamente tutto ciò non esulerà per quello che riguarda voi lavoro futuro, perché tutta questa serie di attività sicuramente la pagherete cara perché i vostri docenti vi chiederanno relazioni ad hoc. Quindi stamattina venite e vi fate un seminario molto interessante. Le prossime settimane sicuramente avete un aggravio di lavoro non banale, quindi in questo caso saremo noi colpevoli. Ovviamente ringraziando la nostra rettrice passo subito la parola alla nostra rettrice perché ha una riunione tra poco e ha ritagliato pochi minuti per noi però preziosissimi. Prego. Grazie Francesco, grazie a tutti per essere qui. Però mi leggo subito all'aggravio di lavoro, non è un aggravio di lavoro, no? L'argomento che voi oggi avete qui è un argomento affascinante di una materia affascinante che riguarda il cercare di capire come funzioniamo, no? Come la vita funziona, quali sono i meccanismi che ci permettono di essere quello che siamo. E io sono un'informatica, quindi sono proprio tutta un'altra cosa, no? E mi rimane questo complesso di non essere e di non aver mai avuto il tempo, la possibilità di studiare a fondo la vita reale. Io sono una che vive più nella vita artificiale, anche se oggi questa vita artificiale diventa un elemento talmente concreto, talmente importante della vita di tutti i giorni, che le cose cominciano a diventare molto sovrapposte. Ed è molto bello il fatto che oggi la biologia sia una materia intanto di punta, di grandissimo interesse. Ci sono investimenti enormi nel mondo, perché naturalmente tutto quello che migliora, aumenta la comprensione di come funziona, come funziona l'uomo, permette poi di raggiungere nuovi obiettivi, in particolare nell'ambito della salute, no? Nell'ambito della salute di tutti noi. Ma per fare questa nuova biologia moderna c'è bisogno di tante competenze e quindi nessuno di voi, indipendentemente da quale sia la vostra attitudine, si senta escluso da questo tipo di materia. Oggi ci vogliono, ve lo diranno i vostri eccellenti relatori, e che vi invidio perché avrete dei relatori di primissimo ordine che vi introdurranno in questa materia. Oggi per studiare la biologia moderna ci vogliono le macchine, ci vogliono grandi laboratori, ci vogliono informatici, ci vogliono enormi laboratori, ci vuole moltissima tecnologia. Moltissima tecnologia, e questa tecnologia non può essere scissa da una conoscenza profonda anche della materia. Quindi la grande sfida, io credo, che anche la sfida dell'università, è creare competenze che siano multidisciplinari, cioè creare persone diverse da quelle che eravamo noi, no? Magari io ora guardo qui la mia collega professoressa Pidari, che è stata una biologa, e abbiamo la stessa età, e lei però ha fatto la biologia, io ho fatto l'informatica, no? È stato difficile pensare di incontrarci, no?
siamo partiti su due fronti molto diversi. Beh, oggi non è più così. Non è più così. Il moderno scienziato, il moderno biologo deve saper colloquiare con l'informatico, col matematico, con chi usa gli elaboratori. Naturalmente tutto il tema dei big data è importantissimo. E come i tecnologi devono capire che cosa significa fare gli esperimenti, che cos'è un esperimento, come si mette in piedi, che tipo di dati vengono fuori. Quindi è una materia affascinantissima che può interessare tutti. Noi qui in questa, poi fatemi fare un piccolo spot sull'Università dell'Aquila perché lo devo fare, diciamo, abbiamo il vantaggio di essere un'università media che ha competenze molto qualificate sia in termini scientifici, tecnologici e scientifici sia di tipo più matematico, informatico che di tipo biologico. Abbiamo anche un corso di laurea in medicina, quindi riusciamo a coprire uno spettro di competenze, di interessi e di aree di ricerca che non facilmente si coprono in un ateneo medio come il nostro, e soprattutto danno l'occasione e la possibilità di collaborare, quindi di fare ricerche che coprano più campi. Questo io penso sia un grandissimo vantaggio. Noi pensiamo e vogliamo investire in questa direzione, ma per investire in questa direzione il migliore e massimo investimento che fa un'università, che cos'è? Non sono le macchine, che pure servono, non sono i calcolatori, che pure servono, non sono i laboratori, che pure servono, sono le persone, sono le risorse umane, sono le menti giovani e creative, sono quelli che spero diventerete tutti voi. Cioè, siamo tutti potenzialmente un po' ricercatori e abbiamo il privilegio e il vantaggio di poterlo esserlo per parti della nostra vita. Quindi il mio augurio a voi è di sentire oggi questa giornata, di partecipare, di non avvertire come un peso la relazione, ma anzi di avvertirla come un pezzettino di inizio di cammino in un mondo affascinantissimo che è quello di capire di più quello che non conosciamo. E questo è sempre bellissimo, fatemelo dire. Quindi buon lavoro a tutti, grazie. Allora, ovviamente mi riallaccio le parole della professoressa Inverardi, la nostra lettrice. Sicuramente questa potrebbe essere veramente una prima occasione per capire anche quale sarà la vostra direzione di studi nel futuro. Potrebbe essere veramente un seminario che vi farà capire se questa tipologia di studi fa o meno al caso vostro, quindi potrebbe essere anche interessante da questo punto di vista. Termino, mi taccio subito e passo la parola alla professoressa Cimini, che è la nostra moderatrice della sessione, che vi introdurrà al mondo delle cellule staminali. Buongiorno a tutti, benvenuti. E io, prima di presentarvi i nostri ospiti, vi proietto giusto due o tre slide introduttive, perché loro ovviamente andranno molto di più su quello che è il loro campo di ricerca e vi porteranno in quelle che sono proprio le applicazioni delle cellule staminali nell'ambito della ricerca biologica e della ricerca clinica. Però proprio per uniformare le conoscenze di tutti, due o tre piccole slide concedetemele per potervi introdurre l'argomento. Allora. Allora, le cellule staminali, in generale, molto brevemente, le cellule staminali sono delle cellule che, come tutti voi sapete, hanno attratto notevolmente l'attenzione dei ricercatori dalla loro scoperta fino ai giorni d'oggi. Ai giorni d'oggi ovviamente si parla molto di più di applicabilità, di modificabilità di queste cellule, ma in realtà non è tantissimo che sono state scoperte. Le cellule staminali hanno delle caratteristiche generali, indipendentemente dalla loro fonte. E sono la capacità proliferativa, cioè sono in grado di quello che viene detto self-renewal, cioè capacità di autorinnovarsi. Sono generalmente pluripotenti. Che cosa intendo per pluripotenti? Vi possono dare tantissimi tipi cellulari.
a seconda del tessuto dove si trovano, come vedremo, ma a seconda anche proprio della loro plasticità intrinseca. Sono presenti in tutti gli stadi del nostro sviluppo, quindi abbiamo le cellule staminali presenti nell'embrione e vi farò vedere che a un certo stadio, fino a un certo stadio dello sviluppo, è possibile prelevare cellule che sono in grado di avere una potenza tale di ricostituire un singolo organismo e vengono dette cellule staminali embrionali. Abbiamo poi le cellule staminali fetali, che sono proprio quelle prelevabili dal feto, e poi le cellule staminali adulte, che sono state una conquista successiva. Una volta si pensava che gli organi fossero elementi stabili, perenni in alcuni tipi di tessuti, oggi invece questa concezione è stata un po' rivoluzionata dalla scoperta all'interno dei tessuti differenziati di popolazioni di cellule staminali. Queste cellule comunque, indipendentemente dalla loro origine, in realtà provvedono, no, alle funzioni del nostro organismo, quindi le prime provvedono allo sviluppo embrionale e poi fetali, le seconde mantengono l'omeostasi dei tessuti e provvedono alla rigenerazione dei tessuti qualora ci sia un danno o normalmente un banale invecchiamento cellulare, c'è il rinnovamento. Un'altra caratteristica particolare delle cellule staminali che le rendono capaci di essere quello che sono è, oltre alla capacità di potersi rinnovare, la capacità di poter dar luogo, come vi dicevo, a una cellula che va incontro al differenziamento. Questo è possibile perché le cellule staminali fanno quella che viene detta divisione asimmetrica. Allora, una divisione asimmetrica vuol dire che una cellula si divide e dà luogo a due cellule uguali, identiche. Una divisione asimmetrica vuol dire che l'asse di polarità della cellula cambia e vengono fuori una cellula che mantiene le caratteristiche di staminalità e una cellula invece che eredita o non eredita, a seconda del marcatore che andiamo a considerare, una determinata caratteristica. Le due cellule che vengono fuori sono due cellule diverse. Una manterrà le caratteristiche di staminalità, l'altra andrà incontro al differenziamento. In questo modo una cellula staminale costituisce un serbatoio di cellule uguali a se stesse quando fa divisione simmetrica e invece la capacità di mantenere la popolazione staminale e dare origine ad una cellula che va incontro al differenziamento. Non ho capito che succede? Ecco. Le cellule staminali embrionali vengono prese in un particolare sviluppo, in un particolare momento dello sviluppo embrionale, quando praticamente c'è la formazione di quella struttura che viene definita blastocisti e sono le cellule della massa interna della blastocisti, che sono quelle che proprio daranno luogo al futuro individuo, sono quelle che vengono definite cellule della massa interna e che sono quelle che hanno la totipotenza di dar luogo a tutti i tessuti dell'organismo. Queste cellule hanno queste caratteristiche, non sono trasformate, hanno una potenzialità di proliferativa indefinita, sono stabili, hanno la clonalità, nel senso che si dividono in modo uguale a se stesse, possono formare però tumori multipli, che sono definiti teratomi, quando vengono trapiantate, hanno la possibilità in vitro di dar luogo a tutti a tutti i derivati possibili e sono permissive alla manipolazione genetica. Sapete benissimo che oggi le stamine, queste le vedete, sono le cellule della massa interna che vengono prelevate e poi poste in coltura. Sapete benissimo che oggi sull'utilizzo delle staminali, soprattutto in Italia ed in Europa, ci sono delle considerazioni di tipo etico per cui non è possibile utilizzarle, ma vi renderete conto con i nostri illustri ospiti che in realtà ci sono altre possibilità per le staminali. Questo non ho capito che cos'è, non lo so, aspettate, ecco qua. Allora, le cellule staminali adulte, come vi dicevo, fino al 1800-1900 si riteneva che i tessuti fossero elementi stabili, cioè solo alcuni tessuti definiti labili da questa definizione avevano la capacità di rigenerarsi, altri invece erano perenni come il tessuto muscolare e il tessuto nervoso.
Invece oggi si sa che le cellule staminali sono presenti anche nei mammiferi, nei tessuti adulti. In particolare le più studiate sono le cellule staminali ematopoietiche, cioè quelle che vengono ritrovate a livello del sangue e del midollo osseo. Le sorelle, diciamo, delle cellule ematopoietiche, che sono le cellule staminali endoteliali, e le più versatili, le cellule staminali mesenchimali, che vedrete sono quelle che hanno un più vasto spettro di potenza, nel senso che vi possono dare più derivati rispetto a molte altre. Infine, recentemente sono state trovate anche cellule staminali lì dove non si pensava ci fossero, per esempio nel tessuto nervoso. Nel tessuto nervoso sono state identificate sotto i ventricoli, che sono le cavità del cervello, popolazioni di cellule staminali che in vitro sono in grado di riformare neuroni. Le caratteristiche sono un po' diverse dalle cellule staminali che vi ho fatto vedere prima, perché in vivo sono quiescenti. Quindi se voi prendete un tessuto e lo osservate, non notate nessuna differenza. Non è che vedete la popolazione di cellule staminali, solo un'opportuna colorazione con marcatori per le cellule staminali vi possono far identificare le cellule staminali. Ma in realtà, se osservate il tessuto così, le cellule sono silenti, solo se c'è un danno. Solo se c'è un segnale che arriva a queste cellule, le cellule iniziano una divisione asimmetrica. Che cosa intendo per segnale? Le cellule vivono in un posto che si chiama nicchia. La nicchia assicura alle staminali messaggi continui che ne mantengono le caratteristiche di staminalità o che ne inducono il differenziamento. Quindi immaginate un tessuto che viene danneggiato. Allora le cellule della nicchia mandano un messaggio alla cellula staminale e gli fai una divisione asimmetrica e dammi un nuovo progenitore. Invece, in condizioni normali, la nicchia mantiene la popolazione staminale in condizione staminale quiescente, se parliamo di un tessuto adulto. Questo è importante perché in questo modo non avete una iperproliferazione delle cellule staminali, quelle vengono mantenute silenti e solo quando serve vengono indirizzate al differenziamento. Le nicchie vengono definite nicchie germinali, quelle che sono state trovate a livello degli organi riproduttivi, e vengono anche definite nicchie somatiche, che sono quelle che per esempio troviamo a livello dei peli, troviamo a livello delle ematopoietiche nel midollo osseo, oppure le cellule neurali che si trovano sotto i ventricoli, come vi dicevo, quelle sono le nicchie somatiche. Conoscere la proprietà della nicchia è ugualmente importante rispetto a conoscere le cellule staminali, perché se conoscete la nicchia la potete modificare o la potete modulare e quindi potete spingere fondamentalmente un differenziamento o un mantenimento di popolazione staminale a seconda delle circostanze fisiologiche e patologiche che volete conoscere. A questo punto io mi taccio e vi presento i nostri ospiti. Il primo dei nostri ospiti è il professor Uccelli, che viene da Genova, dall'Università di Genova, è il direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, è un grandissimo esperto di cellule staminali, è un neurologo e soprattutto è un esperto di cellule staminali per le future applicazioni per le malattie neurodegenerative e in particolare lui si occupa moltissimo di sclerosi multipla. E cedo la parola al professor Uccelli. Grazie. Io ringrazio la professoressa Cimini e ringrazio i colleghi che mi hanno dato l'opportunità di venire a visitare L'Aquila per la prima volta, che è una bellissima città purtroppo martoriata da un grosso dramma, ma devo dire che è stato piacevolissimo conoscerla anche se per poco tempo e comunque è una bella sfida affrontare 200-300 giovani a cui ho l'obiettivo di provare a spiegare certamente cosa sono e come si possono utilizzare le cellule staminali. Soprattutto, molto spesso il titolo della mia presentazione, che non ho cambiato ma verrà relativamente irrilevante, è mito o realtà,
perché purtroppo molto spesso l'opinione pubblica, i giornali, i pazienti, io faccio, anche se faccio ricerca anche di base, sono un clinico, hanno la percezione che le cellule staminali possano fare cose magiche, purtroppo in qualche modo anche spinti da una parte dal necessario e comprensibile bisogno della persona che soffre, ma dall'altro anche molto spesso nel caso delle cellule staminali da interessi. Proverò a raccontarvi una cosa, cose difficili, di solito sono abbastanza bravo, ma lo direte voi, nel cercare di tradurle in cose facili, quindi vi spiegherò esperimenti difficili cercando di darvi dei messaggi, non abbiate paura, il clima credo possa essere sufficientemente informale per dire non abbiamo capito un tubo, alzate la mano e mi dite prova a rispiegarvelo. Allora, partiamo, ci proviamo. Proviamo, facciamo così, amen. Ok. Credevo di aver schiacciato freccia su, ma non sono riuscito. Allora, innanzitutto vi spiego brevissimamente cos'è la sclerosi multipla, brevissimamente. È una malattia complessa, una malattia che colpisce purtroppo i giovani, diciamo incidenza soprattutto tra i 20 e i 40 anni, momento di esordio. Ci sono, colpisce circa 1 su 1000 nella popolazione maschile, 1 su 500 nella popolazione femminile. Noi maschietti prendiamo, ci becchiamo più tumori, voi femminucce vi prendete più malattie autoimmuni. È una malattia in cui conta una predisposizione genetica, vuol dire una aumentata suscettibilità alla malattia, che non vuol dire che viene trasmessa attraverso le regole che sicuramente avete studiato della trasmissione mendeliana, ma vuol dire che abbiamo alcuni geni che messi insieme ad altri fattori di tipo ambientale possono contribuire all'insorgenza della malattia. I fattori ambientali possono essere i più diversi, non esiste l'evento che causa la sclerosi multipla, ma probabilmente virus, abitudini alimentari, esposizione al sole, alla vitamina D, tutti insieme in soggetti geneticamente predisposti possono contribuire a far sì che il nostro sistema immunitario in qualche modo diventi prono, quindi diventi in qualche modo capace di riconoscere proteine self. Cosa vuol dire? Qui ci sono ricercatori scienziati, ci sono giovani che evidentemente sanno poco o nulla del sistema immunitario, ma il sistema immunitario, quando devo spiegare ai miei pazienti, sostanzialmente quell'esercito di cellule che deve svolgere il mestiere di difenderci dai microbi e dalle cellule tumorali. Questo è il mestiere che le cellule del sistema immunitario fanno, costituite da linfociti, da cellule dell'immunità innata, che producono anticorpi da una parte e sostanze chiamate citochine o comunque tante altre sostanze che appunto devono danneggiare e uccidere le cellule tumorali e i patogeni, quindi i microbi, i virus, i batteri, i funghi e così via. In alcune circostanze, in soggetti appunto geneticamente predisposti e in cui probabilmente diversi tipi di fattori ambientali contribuiscono ad alterare la capacità di discriminare tra self e non self, tra proprio e non proprio, il sistema immunitario colpisce che cosa? Colpisce proteine del sistema, e non soltanto in realtà proteine, del sistema nervoso centrale, in particolar modo la mielina è la guaina che riveste i nervi, la mielina è fondamentale per la trasmissione elettrica lungo un nervo non è nient'altro che un pochino più sofisticato, è molto sofisticato, ma anche un cavo elettrico molto sofisticato, ma sostanzialmente un cavo elettrico, la mielina è sostanzialmente la guaina che riveste il cavo elettrico, e l'impulso nervoso che fa sì che io possa parlare, possa alzare una mano, possa guardare, possa ascoltare, possa sentire i sapori, è nient'altro che un impulso che corre lungo questo filo elettrico e la cui conduzione è permessa dalla presenza di mielina. Allora,
La malattia è una malattia autoimmune, quindi una malattia causata da una attivazione del sistema immunitario che avviene precocemente nella, diciamo, nelle prime fasi della malattia, quindi all'inizio della malattia c'è molta attivazione del sistema immunitario. In soldoni cosa vuol dire? C'è molta infiammazione. Infiammazione causata da un'attivazione delle cellule del sistema immunitario e dall'altra parte, man mano che la malattia va avanti, se non riusciamo a fermarla, cosa succederà? Succederà che le cellule del sistema immunitario danneggeranno la mielina, successivamente danneggeranno i neuroni, quindi le fibre nervose andranno a degenerare e arriveremo alla disabilità. Se guardate questo diagramma relativamente complicato, ma in realtà abbastanza semplice, ci dice che cosa? Questo è, da una parte noi abbiamo il tempo, dall'altro abbiamo la severità della malattia, la disabilità, e vedete che all'inizio abbiamo episodi di, diciamo, clinici di malattia, sono questi picchi, che sono associati alla presenza di alterazioni alla risonanza magnetica, tipicamente con lesioni che assumono contrasto, che sono un'indicazione di infiammazione. Tuttavia all'inizio abbiamo poca degenerazione del tessuto, perché il tessuto non è stato ancora bruciato dall'infiammazione. Man mano che andiamo avanti, l'infiammazione tende a degenerare, a ridursi, è questa blu, mentre invece la degenerazione del tessuto nervoso tende ad aumentare sempre di più. E se, come ha detto la professoressa prima, ci ha detto che all'interno del nostro, dei nostri tessuti adulti esistono delle nicchie che in qualche modo sono ancora in grado, almeno in parte, di riparare o di provare a riparare i tessuti, in linea di massima noi gli studenti diciamo che i neuroni sono cellule postmitotiche, quindi non vanno incontro a divisione cellulare. In realtà questo non è del tutto vero, anche perché nel vostro cervello c'è ancora molta plasticità, sicuramente molto meno di quanto ci sia nel mio, perché è un problema di capacità all'inizio della embriogenesi soprattutto, e poi man mano nello sviluppo del cervello adulto, che diciamo i neuroni modifichino il loro comportamento, contraggano quello che si chiama sinapsi, quindi contraggano la possibilità di interagire con altre cellule e modifichino il loro comportamento. Di nuovo, per farvi un esempio, in soldoni, sono cose estreme, ma esistono per esempio forme di encefaliti drammatiche che possono essere trattate dal punto di vista chirurgico con la emisferectomia, cioè la possibilità di togliere praticamente metà del cervello, che se fai nei primissimi mesi di vita permette all'altra metà rimasta di almeno parzialmente riuscire a sopperire alla maggior parte delle funzioni dell'altro emisfero. Se mi viene un ictus in questo momento, e anche se venisse a voi, naturalmente questo non succede, ma se ci venisse a 20, 30, 40, 50, non parliamo a 70, rimaniamo, se ci va bene, paralizzati completamente, se ci va male, peggio. Questo per dirvi quanto il cervello comunque nelle fasi precoci sia plastico e questa plasticità venga perduta. E quindi ovviamente in una malattia infiammatoria che innesca un processo degenerativo, la capacità di fare rigenerazione o tissue repair viene sostanzialmente perduta. Sempre più andiamo avanti con la malattia, perché l'infiammazione riduce la capacità riparativa dello stesso tessuto, e sia perché l'aging, di cui poi ci parlerà tra poco il professor Galderisi, certamente contribuisce in maniera significativa a ridurre le capacità riparative delle cellule staminali. Come diceva la professoressa Cimini, esistono, al di là delle cellule embrionali, molte altre opportunità dal punto di vista terapeutico. In questo review di alcuni anni fa raccontavamo come, per esempio, per trattare la sclerosi multipla o altre malattie neurologiche possiamo utilizzare staminali ematopoietiche, staminali mesenchimali, staminali neurali o IPS, che sono una tipologia di cellula staminale adulta che viene in qualche modo riprogrammata attraverso tecniche
di ingegneria che gli permette di trasformarsi in qualche modo, di assumere delle caratteristiche di tipo embrionali, però bypassando tutti i problemi etici e regolatori di cui ci parlava la professoressa Cimini. Noi a Genova da molti anni lavoriamo sia attraverso programmi di ricerca sperimentale di base, traslazionale e ricerca clinica su queste due tipologie, le ematopoietiche e le mesenchimali, per capirne la loro possibile traslazione nella pratica clinica, ma quello di cui oggi vi voglio parlare è soprattutto di staminali mesenchimali, perché ci aiutano probabilmente, sicuramente molto meno utile, almeno in questa fase, rispetto alle staminali ematopoietiche per curare la sclerosi multipla, ma culturalmente molto interessanti per farci capire la biologia di una popolazione di cellule staminali e per anche farci capire che cosa in questo momento è fattibile nell'ambito della traslazione clinica per curare alcune malattie dell'uomo attraverso questo tipo di cellula staminale. Però, come vi ha brevemente detto la professoressa Cimini, le staminali mesenchimali, che poi possiamo discutere, ma per facilità le chiamo staminali, poi in realtà si dovrebbe parlare di stromali, mesenchimali, ma dovremmo poi stare a spiegarvi cos'è lo stroma, e comunque all'interno dello stroma, che è l'impalcatura dei tessuti, c'è comunque una piccola componente staminale. Quindi, tanto qui non c'è nessuno che viene a farmi il mazzo, scusate il termine, per dire no, è sbagliato chiamarlo mesenchimale, staminale mesenchimale o stromale mesenchimale. Chiamiamola, tanto noi scienziati, per modo di dire, diciamo che abbiamo la fortuna, mi veniva da dire un'altra parola, che MSC, mesenchyma stem cells, e mesenchyma stromal cells si dice allo stesso modo, quindi alla fine chi se ne frega. Allora, ho detto, sono un neurologo e voglio curare le malattie neurologiche, anche se ogni tanto mi addentro anche in qualche altro rivolo di ricerca scientifica. Però, come vi dicevo prima, la professoressa Cimini ci ha detto che le cellule staminali mesenchimali hanno per, diciamo, di default come mestiere la capacità di fare osso, grasso e cartilagine, tendini. Allora, non c'è bisogno di essere uno scienziato, uno può essere tranquillamente uno studente di liceo e dire: ma scusi, ma che cavolo ci facciamo con delle cellule staminali che fanno ciccia, muscolo e osso per riparare i danni nella sclerosi multipla? Questa è una domanda da persona della strada che ovviamente ha una sua logica. E in effetti non è del tutto ovvio, e qui cerco di farvi capire per quale motivo noi abbiamo iniziato a studiare questo. Qui entriamo un pochino più negli aspetti più scientifici. Allora, le staminali mesenchimali possono essere isolate praticamente da qualunque tessuto di origine connettiva. Quindi troverete in letteratura studi in cui sono state studiate da qualunque, dalla polpa dentaria, dai follicoli dei capelli, ma certamente ci sono due tipi di tessuti su cui sono state studiate con maggiore attenzione. Quelle del grasso, di cui tra l'altro poi vi parlerà il professor Galderisi, ma probabilmente quelle che sono state studiate ancora di più, quelle storicamente più famose, sono quelle isolate dal midollo osseo. Perché, e la professoressa Cimini vi ha parlato prima, di nicchie, cioè delle sedi dove avvengono quei processi di riparazione e generazione dei tessuti, all'interno del midollo osseo c'è una nicchia che si chiama nicchia ematopoietica, dove le staminali mesenchimali interagiscono con le staminali ematopoietiche, che sono i precursori delle cellule del sangue e, guarda caso, delle cellule del sistema immunitario, quindi linfociti, cellule dendritiche, macrofagi, quelle cellule che poi servono a difenderci dai patogeni e dalle cellule del tumore. Allora, all'interno di questa nicchia, le staminali mesenchimali, che sono pochissime, si calcola che all'interno del midollo osseo le staminali mesenchimali vere
rappresentino meno dello 0,001%. Perché sottolineo questo? Perché qualche anno fa, purtroppo drammaticamente, abbiamo scoperto che in Georgia questo figuro si sia rimesso a fare delle cose. Qualcuno, qualche anno fa, ha iniziato a dire che prendendo, tra l'altro lo faceva in uno scantinato, prende all'inizio, poi ha cercato di intrufolarsi in qualche struttura pubblica italiana, qualcuno ha iniziato a dire che si prendono le cellule del sangue, del midollo osseo, le si inietta nel sangue di soprattutto purtroppo bambini con malattie drammatiche e miracolosamente si possono rigenerare i tessuti. Allora, io sottolineo il fatto che le cellule staminali mesenchimali rappresentino meno dello 0,% per dire che biologicamente è davvero molto complicato pensare che se non espandiamo in vitro queste cellule noi possiamo avere quantità di cellule in grado di fare determinate cose. Questo è il primo punto che rende questa persona, di cui non faccio il nome ma inizia per V e finisce per Oni, una persona francamente che purtroppo ha dato discredito a tutta la nostra alla nostra nazione, alla scienza italiana e purtroppo soprattutto, ma del discredito chi se ne frega, ha fatto un sacco di male illudendo persone che soffrono e famiglie in condizioni drammatiche. Comunque le cellule staminali mesenchimali, vi dicevo, fanno il mestiere di trasformarsi in osso, grasso e cartilagine. E quindi perché noi vogliamo utilizzarle per curare la sclerosi multipla e altre malattie neurologiche? La prima spiegazione potrebbe nascere dal fatto che alcuni, questo lavoro è di un collega di Verona che amo perché sono italiano, per patriottismo citare, ma onestamente i primi lavori che hanno dimostrato la capacità di differenziare, che si chiama transdifferenziamento, ma è complicato raccontarvi cos'è il transdifferenziamento, di differenziare di queste cellule in vitro in cellule simil neuronali è dell'inizio degli anni 2000. Addirittura questo, ci fu un lavoro che venne pubblicato su Science, una rivista molto importante, che titolava Turning Blood into Brain, che vuol dire trasformiamo il sangue in cervello, che è una cosa clamorosa, ha avuto un grande scalpore. Abbiamo scoperto poi che non dico che fosse una frottola, ma che le cellule che noi riusciamo a trasformare, perché probabilmente all'interno delle mesenchimali c'è una piccola componente neuroectodermica, sono comunque una piccola quantità e, come io amo dire, in generale la quantità che diventano realmente neuroni è probabilmente in vivo biologicamente negligibile. Non ci sono dubbi tuttavia che le cellule staminali mesenchimali, se sono messe in cultura, in un esperimento, insieme a dei neuroni che vengono fatti soffrire, esistono diversi metodi per cercare di indurre morte neuronale, in presenza di mesenchimali, esistono dei sistemi che si chiamano transwell, che fanno sì che le cellule stiano nello stesso pozzetto, quindi sì, pozzetto, lo capite perfettamente cos'è, con un filtro che tiene le mesenchimali sopra e le cellule target sotto, noi possiamo vedere l'effetto delle cellule sopra che non si toccano e abbiamo scoperto che se noi proviamo a uccidere le cellule sotto, le mesenchimali in qualche modo le proteggono e ne muoiono certamente assai di meno. Un'altra cosa molto interessante e che supporta un razionale importante per curare malattie neurologiche è che le mesenchimali sembrano in qualche modo indurre quei processi di neurogenesi e di plasticità neurale endogena. Questi due esperimenti, usciti più o meno nello stesso anno, ci dimostrano che cosa? Che se noi prendiamo delle staminali neurali, la professoressa Cimini ci ha detto che ci sono diversi tipi di cellule staminali, esistono delle staminali neurali che sono in alcune parti del cervello, le possiamo mettere in cultura e le mettiamo in un sistema di nuovo transwell con delle mesenchimali. Noi sappiamo che se prendiamo le staminali neurali e gli mettiamo sopra un po' di sale e pepe, nel senso un po' di intrugli che servono per farle crescere, di solito loro diventano un certo tipo di cellule che si chiamano astrociti.
e diventano poco oligodendrociti, che sono invece le cellule che fanno la mielina. Se però questo esperimento lo facciamo insieme al sale e pepe, ci mettiamo le mesenchimali, quello che otterremo è che inibiremo la capacità differenziativa delle mesenchimali, scusate, delle neurali in astrociti, ma favoriremo la loro differenziazione in oligodendrociti. E questo, gli oligodendrociti sono le cellule che producono la mielina, e quindi per una persona che sta cercando di curare la sclerosi multipla, una malattia della mielina, sembra una notizia abbastanza interessante. Un altro esperimento fatto da Darwin Prokop un po' ormai quasi 10 anni fa ci fa vedere che cosa. Noi, diciamo, in laboratorio abbiamo ormai la capacità di identificare le cellule che vogliamo studiare con delle tecniche che ci permettono di colorarle attraverso delle tecniche di ingegneria. Quindi, se noi prendiamo un topolino in cui noi abbiamo le staminali neurali colorate di verde e dopodiché induciamo una ferita a livello corticale e quindi introduciamo delle staminali mesenchimali dentro i ventricoli del topolino, ma le mesenchimali sono colorate di un altro colore, di violetto in questo caso, quello che osserviamo è che dopo pochi giorni iniziamo a vedere delle staminali che iniziano a proliferare e iniziano a dirigersi verso il sito dove c'è la lesione. Ma incredibilmente, allora almeno, quello che venne scoperto è che quelle che si dirigevano verso la lesione non erano le mesenchimali che avevamo iniettato, ma erano le neurali endogene. Attraverso una serie di esperimenti, Darwin Prokop dimostrava che le mesenchimali avevano risvegliato le staminali neurali dormienti nel cervello del topolino e gli avevano detto: sveglia, andate, voi che siete capaci di trasformarvi in neuroni, provate ad andare nella sede della lesione e provate a riparare il danno. Tuttavia, non mi ricordo se la professoressa Cimini, che era molto preoccupata nel modo in cui doveva presentare, l'ha detto poi alla fine, ma il mio background, pur da neurologo, è di tipo immunologico, mi è sempre interessata, forse non l'aveva detto. E quindi il motivo per cui io, in realtà, mi iniziai a occupare di staminali di cui non sapevo assolutamente un tubo, e ancora una volta, ragazzi, siate curiosi nella vostra vita, qualunque cosa vorrete fare, è importante essere curiosi, perché una delle cose belle nel fare ricerca è quello di pensare, leggere, studiare, non avere dei sogni. E io, nel mio piccolo, da immunologo, non sapevo assolutamente un tubo, non sapevo cosa fossero le staminali, venni folgorato a un congresso di immunologia, al mondiale di immunologia del 2000, in cui per la prima volta questo gruppo qua, gruppo italiano peraltro, presentò dei dati in cui diceva che delle staminali stromali sono in grado di bloccare l'attivazione dei linfociti T. Allora, i linfociti T sono i principali candidati a causare il danno nella sclerosi multipla, perché sono alcune delle cellule che vengono attivate e che causano infiammazione della sclerosi multipla. E allora lì, devo dire, ebbi un'idea che in qualche modo allora si rivelò, cioè sembrava un po' pazzoide, ma che in qualche modo si rivelò relativamente furba e geniale, e che un po' ha rappresentato la mia fortuna in questo campo, perché pensai: ma se la sclerosi multipla è una malattia infiammatoria autoimmune causata da un'attivazione del sistema immunitario che danneggia i neuroni, e se noi abbiamo una botta di fortuna che abbiamo delle cellule che da una parte bloccano l'infiammazione, ma dall'altra, era appena uscito il lavoro di Brazelton e di Eva Mazzei che diceva turning blood into brain, quindi abbiamo queste cellule che sono anche in grado di differenziarsi i neuroni, abbiamo fatto bingo, perché con una stessa cellula da una parte blocco l'infiammazione e dall'altra rigenero i neuroni. Questa era l'ipotesi. Scrivemmo un grant, lo beccammo e fummo sostanzialmente i primi a partire in questa filone di ricerca per provare a utilizzare le staminali per fare modulazione della risposta immunitaria. Adesso molti, e adesso qui vado veloce, hanno dimostrato insieme a noi che è possibile, abbiamo studiato i meccanismi attraverso il quale le mesenchimali bloccano i linfociti T, abbiamo sempre più imparato a capire che ci sono tanti meccanismi, non sono soltanto meccanismi legati all'interazione
diretta tra cellula e cellula, ma per esempio al rilascio, e poi di questo ne parlerà sicuramente il professor Galderisi, di diversi tipi di sostanze, uno di questi sono contenuti all'interno di microvescicole che vengono rilasciate dalle cellule staminali, all'interno contengono proteine o mirna, che sono dei piccoli segmenti di RNA che possono andare a colpire la cellula target e indurgli determinati comportamenti, per esempio bloccare l'attivazione delle cellule T. È interessante, questo è molto interessante, la scoperta fatta prima da un altro italiano, Mauro Crampera, e poi confermata da tante altre persone. Noi recentemente abbiamo pubblicato un lavoro importante che spiega a livello molecolare i meccanismi attraverso il quale questo meccanismo, questa proprietà delle staminali avviene, e che l'infiammazione, e interferone gamma è una citochina cardine dell'infiammazione, rende la mesenchimale più capace di bloccare il sistema immunitario. Quindi è come se, ed è questa una delle cose interessanti biologicamente secondo me di fare studi sulle staminali, è che le staminali sono di per sé, per loro natura, estremamente plastiche. Cosa vuol dire plastiche? Sono molto capaci di, attraverso dei recettori, di sentire i segnali dell'ambiente e di modificare il loro comportamento in funzione del segnale che ricevono. Quindi da questo punto di vista, aver scoperto che l'interferone gamma aumenta la capacità di spegnere l'infiammazione ci permette, in questo studio appunto che abbiamo appena pubblicato per esempio, di modificarle geneticamente e di renderle più suscettibili ai segnali infiammatori, e poi in modelli sperimentali nel topolino di renderle ancora più capaci di spegnere l'infiammazione. Oltre alle cellule T, che sono, come vi dicevo, cellule importantissime per la patogenia della sclerosi multipla, ma in realtà importantissime per le difese del nostro organismo, le mesenchimali sono incapaci di inibire l'attivazione anche dei linfociti B, che sono peraltro le cellule che producono gli anticorpi, e quindi diminuire la capacità di produrre anticorpi. Sono in grado di modificare il comportamento di un altro tipo di cellule, che si chiamano cellule dendritiche, che sono le cellule che istruiscono le cellule del sistema immunitario a fare determinate cose, e qui non entro nei dettagli. Questa era una vecchia review che però spiega abbastanza bene che cosa fanno le mesenchimali. Le mesenchimali agiscono su entrambi le due braccia della risposta immunitaria, quella che si chiama immunità innata, quindi bloccano la maturazione di queste cellule istruttrici, le professoresse, i professori, che dicono agli alunni come comportarsi. Questi sono gli alunni. Le dendritiche vengono bloccate dalle mesenchimali e rimangono immature. Noi ricercatori diciamo che delle cellule dendritiche immature sono definite tollerogeniche, inducono tolleranza immunologica. E in effetti tutti questi studi ci hanno condotto nel 2005 ad essere i primi a dimostrare che se noi iniettiamo cellule staminali mesenchimali in un topolino con sclerosi multipla sperimentale, si chiama EAE, Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, e lo iniettiamo all'esordio della malattia o al picco della malattia, noi ne miglioriamo il decorso. Questo di per sé era un dato bello, ma ci sono centinaia di composti che sono stati provati nell'animale e sono risultati essere capaci di migliorare le AE senza che questo significasse che abbiamo trovato la cura per la sclerosi multipla. L'aspetto però molto nuovo che ha reso questo lavoro abbastanza una pietra miliare in questa piccolissima nicchia è il fatto che se noi prendiamo i linfociti nei linfonodi, perché i linfociti stanno nei linfonodi e nella milza di questi topolini, e proviamo a dargli di nuovo degli antigeni mielinici, delle proteine mieliniche per stimolarli, questi linfociti non rispondono più, sono in qualche modo resi irresponsivi. Quindi questa era la prima dimostrazione che era possibile utilizzare delle cellule staminali per indurre tolleranza immunologica, quindi per fare modulazione della risposta immunitaria, quindi per spegnere l'infiammazione, una malattia sperimentale neurologica. Tuttavia,
voi direte, magari voi questo non lo sapete, ma ringraziando il cielo, la cura della sclerosi multipla è drammaticamente cambiata in senso migliorativo, perché adesso abbiamo un sacco di farmaci che ci aiutano, soprattutto farmaci biologici, anticorpi monoclonali, che ci permettono di curare questa malattia facendo immunomodulazione e immunosoppressione. Quindi, magari appunto voi questo non lo sapete, ma molto spesso un paziente o anche dei colleghi mi possono chiedere: d'accordo, ma tu vuoi usare delle staminali per fare immunomodulazione? Chi se ne frega, ci abbiamo dei farmaci che funzionano, le staminali, non arrivo a prendere delle staminali per poi fare la stessa cosa che posso ottenere con dei farmaci probabilmente più facilmente. Quindi la domanda successiva è: ma queste cellule, oltre a fare immunomodulazione, benissimo, che comunque dal punto di vista scientifico e biologico è un risultato molto importante, ma sono anche in grado di fare neuroriparazione? Allora, la prima cosa è che, benché la gente vaneggi in alcune circostanze dicendo che le cellule staminali vanno segnetate endovena, vanno in larga parte anche dentro il sistema nervoso centrale, in realtà noi sappiamo che se le iniettiamo endovena, abbiamo fatto, e ci sono un sacco di dati, studi molecolari, utilizzando la PET, ci permettono di dire che la maggior parte delle cellule vanno nei polmoni. E quelle che entrano nel sistema nervoso centrale sono pochissime, e quelle che si trasformano in neuroni probabilmente sono ancora meno, forse nessuna. Tuttavia, quindi questo è un dato negativo, direte, beh, allora che sfortuna. In realtà, se noi andiamo a contare i neuroni nel midollo spinale dei nostri topolini, scopriremo che la quantità di assoni, che sono i prolungamenti che ci permettono di andare a dire le fibre nervose nel midollo, nei topolini trattati come mesenchimali ce ne sono 3 volte tanto quante ne osserviamo nei topolini di controllo. Quindi, benché queste cellule non facciano... quanto tempo? 5 minuti. Benché queste cellule non vadano nel sistema nervoso centrale, sono comunque in grado di fare neuroprotezione. E allora, e qui sentiremo sicuramente parlare di più dal professor Gallerisi, allora che cos'è che mette insieme il fatto che noi abbiamo neuroprotezione, abbiamo sicuramente immunomodulazione, ma queste cellule non vanno nel sistema nervoso centrale o ce ne vanno pochissime? Che cosa che mette insieme? Il dato viene fuori da questo esperimento tanto banale, lo stavamo facendo anche noi, ma sono stati più bravi e più veloci, quanto geniale, fatto dal gruppo di Bob Miller a Cleveland, che sostanzialmente ha detto: ma forse la cosa importante è quanto le staminali producono, quello che loro secernono, quello che si chiama il secretoma. E quindi ha provato a fare un esperimento, come dicevo, relativamente banale. Ha preso dalle piastre delle culture di staminali mesenchimali e le ha iniettate endovena nei topolini, e ha scoperto che otteneva sostanzialmente lo stesso dato che se avesse iniettato la mesenchimale: miglioramento della malattia, inibizione della risposta infiammatoria e riparazione o neuroprotezione. In realtà, io qui la domanda, mi capitò di scrivere poi un editoriale su questo argomento, e qui magari poi potrà essere materia di discussione quando sentirete la presentazione del professor Gallerisi, uno potrebbe dire: ma allora perché non usiamo il secretoma sempre? La mia risposta, in cui dico sì, attenzione, perché però potremmo perdere in qualche modo la capacità plastica della staminale di fare sensing, cioè di sentire il microambiente, perché per esempio noi sappiamo che la mesenchimale, se va in un topo in cui è stato indotto ictus o è stato indotto un altro tipo di malattia, avrà un comportamento certamente leggermente diverso rispetto a un... Quindi il secretoma va bene, ma in qualche modo è una fotografia di quanto secerne la staminale in vitro, che probabilmente è molto diversa rispetto a quanto secerne la staminale quando viene iniettata in un contesto biologico, dove se sente più infiammazione, se sente più necrosi,
può avere un comportamento radicalmente diverso. E poi infiammazione, non esiste un solo tipo di infiammazione, noi abbiamo fatto degli esperimenti, ma non vi racconto che se sente un certo tipo di infiammazione fa una cosa, se sente un certo tipo di infiammazione ne sente un'altra. Quindi in qualche modo rischiamo di perdere, per esempio questa è un'infiammazione che alla professoressa Cimini interessa, legata al danno da stress ossidativo, a cui le staminali mesenchimali sono molto sensibili. Sono molto sensibili perché sono in grado di inibire l'attivazione di una popolazione di cellule infiammatorie dentro il sistema nervoso centrale che si chiama microglia, ma queste cose le lascio perdere. Ecco, questa è una cosa carina che è semplice da capire. L'infiammazione del sistema nervoso centrale si associa all'apertura di una barriera meccanica, di cui forse avete sentito parlare, si chiama barriera ematoencefalica, e che permette l'ingresso di cellule del sistema immunitario dentro il cervello, cosa che in generale non è buona, che per esempio succede in corso di sclerosi multipla. E noi abbiamo dimostrato in collaborazione con la professoressa Virgentino dell'Università di Bari che se noi iniettiamo mesenchimali in topolini con EAE, noi riusciamo a richiudere la barriera ematoencefalica. Vedete, queste sono delle colorazioni che ci permettono di visualizzare proprio le proteine di giunzione della barriera ematoencefalica. In corso di EAE la colorazione di verde ci fa vedere che la barriera è completamente aperta, e lo vedete dal fatto che la colorazione non è per nulla uniforme. Dopo somministrazione con mesenchimali invece questo viene totalmente ristabilito. Questo è un lavoro che abbiamo appena sottomesso su una rivista importante, in cui ci fa vedere un fatto al sincrotrone di Grenoble in collaborazione con Alessia Cedola del CNR di Roma, in cui dimostriamo come le mesenchimali siano in grado di preservare i capillari di topolini con EAE. Oh mamma mia, scusate, ho sbagliato. E sono in grado di, questi sono i motoneuroni, neuroni dentro il midollo spinale. Guardate, questo è un topolino normale, questo è un topolino con EAE, i motoneuroni sono questi pallini, questi triangolini bianchi, questi sono un topolino con EAE e questo è un topolino trattato con mesenchimali. Vedete che questo è molto più simile a questo rispetto a questo. Questa è una sezione in questo modo, queste qua sono in sezioni in questo modo, di nuovo motoneuroni, assenza di motoneuroni, di nuovo protezione nei motoneuroni. Quindi le mesenchimali fanno un'importante neuroprotezione. E che questa neuroprotezione, e qui sono praticamente arrivata alla fine, sia molto importante anche in condizioni dove l'infiammazione classica è relativamente modesta, lo dimostrano questi esperimenti, questi lavori che abbiamo fatto in modelli di malattia dove l'infiammazione c'entra meno. Questo modello di ictus, vedete che le mesenchimali proteggono i neuroni. Questo modello di sclerosi laterale amiotrofica, e dove vedete che le mesenchimali aumentano la sopravvivenza, una malattia mortale, la malattia dei calciatori, è una malattia in cui nei nostri topolini, che di solito campano 115-120 giorni, con le mesenchimali riusciamo a far campare 140-150. Voi direte, beh, insomma, è quasi un quinto della durata media della vita di un topolino. Questa è una forma di epilessia indotta da acido cainico, che è una forma di epilessia chimica. Questo è un lavoro in corso adesso che ci dimostra come in un modello sperimentale di Alzheimer la somministrazione di mesenchimali sembra migliorare significativamente il deficit di memoria del topo. Non è che gli si chiede tu ti ricordi dov'è il formaggio, però in realtà ci sono dei test che ci permettono di studiare queste cose. Quindi questo che cosa vi dice? Che le mesenchimali hanno sicuramente un'importante capacità antinfiammatoria, ma anche una capacità probabilmente soprattutto neuroprotettiva e parzialmente riparativa, che possono indurci a utilizzarle anche in malattie neurologiche degenerative. Quindi questo era sostanzialmente una vecchia review in cui dicevo che da una parte la mesenchimale inibisce l'infiammazione che danneggia i neuroni, ma dall'altra è in grado di promuovere in qualche modo la neuroriparazione. Mi piace sempre citare Darwin Prokop, che per qualche motivo, anche se ho fatto qualche piccola collaborazione, ma sicuramente è stato molto fonte di ispirazione per il sottoscritto, perché Darwin Prokop già nel 2007, quando queste cose che vi ho raccontato, che invece sono molto più recenti, non erano note, aveva già avuto una
una serie di osservazioni visionarie, cioè diceva, ma l'interesse che gli scienziati, i pazienti, le famiglie, i mass media hanno avuto per queste staminali, come cellule di per sé capaci di trasformarsi in qualche cos'altro, quindi di riparare i tessuti trasformandosi in qualcos'altro, invece ci pone di fronte a un paradosso, perché i risultati che ho fatto vedere sembrano invece dirci che sono in grado di riparare o proteggere i tessuti, ma non attraverso meccanismi di differenziazione, ma probabilmente attraverso meccanismi diversi, che molto spesso non richiedono nemmeno l'engraftment, che vuol dire la capacità di migrare e di fermarsi nei tessuti. Tutto questo è soltanto per far star bene i topi o può servire anche agli esseri umani? Questo non lo sappiamo, e qui il discorso, un po' la mia polemica con Vannoni, perché i ricercatori hanno l'obbligo morale e la scienza ha l'obbligo nei confronti della scienza stessa e nei confronti delle persone che soffrono di dimostrare innanzitutto di essere riproducibile e verificabile. Questo ricordatevelo. Io vi posso dire, io faccio il clinico, oltre a fare un pochino ricercatore, vi posso dire che il pesto alla genovese cura lo l'ictus. E posso provare, se lei viene nel mio ufficio a chiedermelo, posso provare a venderglielo. Ma questo è un aneddoto. Per dimostrare che il pesto alla genovese cura l'ictus bisogna fare uno studio, prendere il numero sufficiente di pazienti, fare uno studio, da una parte ci metti il pesto alla genovese, dall'altra ci metti il sugo di noci o quello che volete voi, e facciamo uno studio controllato che ci permette di dimostrare che così è vero. Fare diversamente è un qualche cosa che è scorretto ed è aneddotico, è quello che io chiamo, voi siete troppo giovani, forse i colleghi in prima fila se lo ricordano, quello che io chiamo la scienza dell'intrepido e del monello, che erano dei giornalini dove c'erano ti vendevano degli occhiali che ci permettevano di, comprandoli per 10.000 lire, per guardare sotto i vestiti delle signorine. Ecco, questa è la scienza che io aborrisco. Perché lo dico? Perché alcuni anni te ricordi? Quindi io credo che le cose debbano essere verificate. Allora, prima di dirvi che le staminali, ragazzi, scusate, ho finito, le staminali servono per curare le malattie neurologiche, abbiamo deciso di fare degli studi. Non è facile, perché i pazienti, quando noi ricercatori, scienziati, pubblichiamo un lavoro scientifico, cerchiamo di venderlo, arriva il giornale, il Corriere della Sera ti intervista, e noi abbiamo un risultato sui topolini, e il giorno dopo i pazienti dicono, allora la prego, mi dia le staminali, io faccio il suo topolino. E no, non funziona così, si può fare così, si può cercare di andare in una clinica a San Marino a venderle privatamente, si può andare alle Barbados a fare la clinica, la stem cell clinic per la terapia, o si può provare a essere più seri e cercare di fare degli studi. Da questo punto di vista noi abbiamo cercato di farlo, cosa abbastanza rara tra i ricercatori e gli scienziati, ci siamo messi insieme, abbiamo litigato per 2 giorni, ma dopodiché abbiamo tirato giù un consenso, cosa che è stata recepita così bene dalla comunità scientifica, soprattutto dalla comunità dei pazienti, che tutte le associazioni mondiali per la cura della sclerosi multipla hanno deciso di supportare questa iniziativa, perché per la prima volta abbiamo detto no, non andiamo ognuno per i cavoli propri, proviamo a metterci insieme, costruiamo un consenso. E quindi, come vedete, in particolar modo l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ma tutti le associazioni internazionali hanno finanziato uno studio che è attualmente in corso, lo studio MESEMS, di cui io sono il coordinatore insieme insieme al professor Friedman di Ottawa, e questo studio è attualmente in corso. È uno studio complicato, è uno studio però fatto con tutti i criteri e il rigore della ricerca clinica, in doppio cieco, con un controplacebo, con un disegno crossover, tuttavia che permetta a tutte le persone di essere comunque trattate con le staminali, perché in questo momento eticamente non sarebbe corretto fare diversamente. Abbiamo l'obiettivo innanzitutto di dimostrare in maniera
incontrovertibile che sono safe, perché comunque è una terapia che comporta dei potenziali rischi, sono staminali, quindi potenzialmente capaci di differenziare anche in altre cose, ma abbiamo anche l'obiettivo di dimostrare che sono capaci di spegnere l'infiammazione non più nel topo ma nell'uomo e capaci di fare neuroprotezione. Questo è dove siamo arrivati. In realtà adesso siamo arrivati ad aver trattato 133 pazienti. È un risultato incredibile per essere una sperimentazione non sponsorizzata dall'industria a livello mondiale sulle cellule staminali. La cosa importante è che non abbiamo avuto eventi avversi seri che siano stati riferiti al trattamento e lo studio contiamo che termini nel 2018 e quindi magari la prossima volta che verrò a trovarvi spero di potervi raccontare se tutte queste cose belle che abbiamo visto nel topo possono anche aiutare l'uomo. In generale, questa è la mia visione di come funzionano le staminali mesenchimali. È interessante che esista una compagnia di shipping che si chiama MSC, è veramente una botta di fortuna, e che sostanzialmente mi fa pensare alla staminale come una grossa barca che contiene un sacco di fattori potenzialmente benefici che sono questi container. E naturalmente qui ci sono un sacco di persone del gruppo che in questi anni mi hanno aiutato a fare un po' delle cose che vi ho raccontato. Grazie. Allora, grazie Antonio, è stata veramente molto bella. Io capisco che forse in alcuni punti, non avendo voi avuto occasione di fare sperimentazione laboratoriale, però il professore credo sia stato veramente molto chiaro. C'è qualcosa che volete chiedere al professore adesso? Ci avete qualche domanda, qualche curiosità che non... Non succede niente a fare una domanda se volete. Sicuro? Non volete chiedere niente? Qualche docente vuole fare qualche domanda? Qualche professore presente? Va bene. Tu vuoi fare una domanda? Benissimo. Ecco, inizia il professor Ippoliti allora a fare la domanda. Allora, no, io colgo le parole della professoressa Cimini, banalmente un po' da ignorante, diciamo, ho capito insomma che le cellule, queste cellule staminali possono influenzare sia il sistema immunitario che direttamente altre cellule staminali a differenziarsi, ad andare incontro, diciamo, a un processo rigenerativo. E tu hai parlato, diciamo, del fatto che l'impianto, cioè l'infusione di cellule staminali, produce un effetto paragonabile all'infusione delle vescicole prodotte dalle stesse. Ora, il messaggio per gli studenti era far capire che le cellule comunicano tra di loro utilizzando questi, un po' come la nave che aveva quei contenitori, ognuno di quei cargo, di quei contenitori può essere riversato in un'altra cellula. La domanda era... Nella sperimentazione in vitro, in vivo sugli animali da laboratorio, quanto dura l'effetto benefico delle cellule staminali? Cioè, quando uno prende un farmaco sa che se prende l'aspirina o l'antibiotico dopo 24 ore lo deve riprendere, no? Se uno infonde, diciamo, il secretoma, cioè queste vescicoli che contengono i segnali, immagino che dopo un po' l'effetto tenda a scemare. Invece con le cellule staminali che succede? Allora, questa è una domanda importantissima ovviamente per la traducibilità clinica e naturalmente questo io credo che dipenda, allora certamente l'effetto della staminale almeno nell'animale per quanto vediamo noi e credo che nell'uomo sia probabilmente anche peggio, è un effetto limitato ovviamente, a meno che non si possa sperare, ma francamente lo ritengo
i dati che abbiamo a disposizione non ci permettono ancora di dare delle conclusioni definitive, ma a meno che non si possa sperare che la mesenchimale sia in grado di indurre dei cambiamenti endogeni così significativi che modifichino radicalmente il comportamento nella malattia. Certamente dipende, tuttavia, la cosa principale è la natura stessa della malattia. Da questo punto di vista, la sclerosi multipla, che è la malattia che mi interessa, non credo sia la malattia migliore da trattare con le staminali mesenchimali, o quantomeno potrebbe esserlo, ma sarà sicuramente necessario probabilmente ripetere più infusioni, perché stiamo parlando di una malattia cronica in cui il processo infiammatorio lo puoi modulare, ma difficilmente puoi bloccarlo per sempre. Anche le terapie immunomodulanti, immunosoppressive più importanti che abbiamo per curare la sclerosi multipla hanno comunque degli effetti, come diceva il professore, transitori, che richiedono una nuova somministrazione. È probabilmente più indicato, per come la vedo io, ma naturalmente, immaginare delle condizioni dove c'è un danno acuto ma che poi non tende a reiterarsi. Da questo punto di vista l'ictus, piuttosto che non so, la spinal cord injury, cioè il danno midollare susseguente a traumatismo, purtroppo l'incidente stradale, in cui la eventuale somministrazione precoce di un trattamento neuroprotettivo può far sì che invece di morirti 100 neuroni te ne muoiano 40, e naturalmente questo delta, allora poi, visto che l'ictus non è una malattia come la sclerosi multipla e continua ad andare avanti, l'ictus c'è stato e poi, se è fortuna, non ti riviene più, ti sei salvato 60 neuroni. Naturalmente sto facendo degli esempi iperbanalizzanti. C'è qualche altra domanda? Io ce n'avevo una, però una curiosità, in parte hai quasi già risposto. Rispetto al primo grafico che ci hai fatto vedere, no? Dove ci fai vedere che c'è il picco dell'infiammazione che poi tende a scendere, e invece la neurodegenerazione che all'inizio è piccola e poi va avanti, e lo facevi vedere anche con quelle icone, no? del paziente che prima camminava, poi col bastone e poi alla fine va in disabilità. Il trattamento con le staminali, sia esso secretoma, ma forse anche staminale come tale, no? Che poi mi sembra che sia il trattamento che volete, su cui fate il trial, non potrebbe, andando a modulare l'infiammazione in maniera abbastanza costante, però avendo l'effetto contemporaneamente protettivo che hai fatto vedere negli esperimenti, far sì che questa degenerazione, questa linea rossa che tu ci hai fatto vedere, invece segua, cioè si abbassi un po', che credo sia quello che vi auspicate con ecco, cioè fondamentalmente, rispetto a un trattamento immunomodulatorio farmacologico, l'in più che avrebbe la staminale è proprio quella di proteggere il neurone e di evitare quella crescita di degenerazione che tu ci facevi vedere sul primo grafico. Ho capito bene? Hai capito perfettamente, cioè nel senso del discorso, forse ho fatto la domanda e poi la risposta l'ho data presentando i dati, e quindi forse non l'ho poi formalizzata, ma la professoressa Cimini mi permette di formalizzarla. Esattamente, cioè se noi abbiamo un trattamento con staminali soltanto immunomodulanti, chi se ne frega, nel senso, mi ha portato pubblicazioni scientifiche su giornali importanti, in qualche modo un po' di fama, benissimo, ma dal punto di vista dell'impatto sui ricercatori, sui pazienti, questo è sicuramente modesto. Se invece insieme all'immunomodulazione riusciremo a fare protezione, forse un po' di riparazione, questo chiaramente invece dà un futuro a questo trattamento, rendendolo addirittura allora invece molto innovativo. Aggiungo una cosa, quello che mi chiede Anna, mi permette anche di dire questo, che forse era implicito ma è meglio verbalizzarlo. Il trattamento con cellule staminali, così come devo dire con la maggior parte dei farmaci, a dispetto e purtroppo rispetto a quanto le persone con malattie gravi ci chiedono, è comunque un trattamento che va fatto sufficientemente precocemente. Perché se l'obiettivo è quello di spegnere l'infiammazione, vi ho fatto vedere che l'infiammazione c'è nelle fasi precoci, è quello di proteggere i neuroni, e se i neuroni sono andati, io faccio
qui ci sono molti studenti, quindi mi permetto di fare lo stesso tipo di paragone che faccio con i miei pazienti, che, a cui devo cercare di spiegare in parole povere. Se la sclerosi multipla è un incendio che mi brucia un bosco e il mio cervello è il bosco, e le staminali sono un trattamento che hanno la possibilità di 1. spegnere l'incendio, 2. proteggere gli alberi dalle fiamme, intervengo quando l'incendio è spento e gli alberi sono abbrustoliti? Qui. Grazie Antonio. Allora, ho una domanda io. Ah, tu c'hai una domanda. C'è un po' d'acqua. L'acqua, un po' d'acqua. Ah, c'è. Ah, ecco. Grazie. Scusa. Non l'avevo vista, scusami. Allora, ringraziamo il professore e adesso vi introduco. Grazie. Un'informazione a tutti quanti, docenti ed alunni, se avete difficoltà anche nel prendere appunti, non vi preoccupate perché io poi manderò il link della registrazione integrale di tutta quanta la conferenza, perché la stiamo registrando e quindi ci sarà la possibilità di collegarsi e scaricarla, ok? Allora, io vorrei ritocco Photoshop se fosse possibile dopo. Allora, scusate, vi introduco il nostro secondo ospite, il professor Umberto Calderisi, un professore e un biologo molecolare ed è la seconda università di Napoli, che adesso si chiama Università della Campania, ed è il presidente della Stem Cell Research Italy, la società italiana sulla ricerca sulle cellule staminali, che ogni anno ha un suo congresso veramente molto, molto interessante, e lui è un grosso esperto di cellule staminali mesenchimali, senescenza e differenziamento diciamo adiposo, adipogenesi fondamentalmente. Lui oggi ci presenterà le sue attività di ricerca e quindi vi darà un ulteriore spunto di riflessione sull'utilizzo delle cellule staminali, sulle loro potenzialità, ma anche, consentitemi, sulla possibilità di inventare, di fantasticare, di pensare sulle cellule staminali. Perché lì dove poco si conosce o ancora non si conosce tutto, la fantasia dei ricercatori, che è la cosa bella della ricerca, lì si può esprimere al meglio. Ok? Grazie. Salve, buongiorno a tutti. Io ringrazio la professoressa Cimino e gli altri colleghi per questo invito, per questa giornata con voi, che è sempre piacevole stare insieme ai giovani e ai ragazzi e cercare di, appunto, di stimolare secondo me la curiosità, perché quello che ci fa essere, almeno quello che è capitato a me, ma credo a tutti quanti, perché uno decide di fare ricerca, è uno di quei lavori mal pagati, frustrante, perché ci sono tanti, rispetto ai successi ci sono tantissimi insuccessi, però appunto quando poi avete un'ipotesi di lavoro e i risultati che voi ottenete confermano quello che voi avete ipotizzato, vi posso garantire che questo ripaga tutti i sacrifici e tutti, diciamo, gli insuccessi ricevuti. Per cui se qualcuno crede che diciamo abbia questa curiosità, va coltivata e poi sicuramente fa bene al cervello, come diceva il professor Uccelli, sicuramente i nostri neuroni vanno decadendo, se li teniamo in vita sicuramente con lo studio e come l'allenamento, più li allenate è meglio e meno decadono. Io per questo incontro cercherò di presentarvi dei dati che siano, diciamo, in qualche modo molto, ma molto più di basso profilo rispetto a quelli presentati da un lato, perché ovviamente non posso paragonarmi al, noi facciamo ricerca, cerchiamo di fare il nostro meglio, ma non posso paragonarmi a un luminare della ricerca sulle mesenchimali come il professor Uccelli, ma a parte questo cerco di presentarvi qualcosa di in qualche modo comprensibile e dandovi anche un input su, lavorando io al Policlinico e lavorando al servizio di dietetica, cercando di darvi un input sui danni del sovrappeso, non soltanto sull'obesità, sui danni del sovrappeso, vedrete dei dati che noi abbiamo su questo. E tenendo conto che noi in Campania, per esempio, abbiamo oltre il 40% dei bambini
che sono o sovrappeso o obeso, e questo sicuramente non va bene. Cioè, quello che io andrò a dimostrarvi oggi, come queste belle mesenchimali di cui abbiamo parlato tanto, ovviamente sono presenti all'interno del nostro organismo e sono localizzate sia all'interno del midollo osseo, come abbiamo sentito, sono localizzate all'interno del tessuto adiposo, ma ogni organo molto probabilmente ha le proprie mesenchimali. Quello che vi andrò a dimostrare, che fanno le mesenchimali? L'abbiamo detto, le mesenchimali producono grasso, cioè differenziano in grasso, differenziano in tessuto cartilaginio e differenziano in osso, ma oggi quello che noi sappiamo, il lavoro principale svolto dalle staminali sia nel nostro corpo e sia quelle che con grande, diciamo, perizia il professor Uccelli sta cercando di utilizzare a fini terapeutici, come funziona una staminale mesenchimale? Una staminale mesenchimale funziona secernendo tutta una serie di molecole, quello che è il famoso secretoma, e questo secretoma che funzione ha? Ha una funzione e immunomodulante, cioè di modulare il funzionamento del sistema immunitario, ma anche di in qualche modo provvedere, rimanendo nel luogo, cioè nel midollo osseo, nel tessuto adiposo, provvedere al riparo di altri tessuti ed organi. Vi faccio un esempio chiaro. Noi abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti in dei topolini in cui venivano dati dei danni a degli organi che non fosse il midollo osseo, cioè dei topolini ai quali è stato fatto un danno a livello epatico sperimentale, quindi una grossa, diciamo, alterazione del tessuto epatico, alterazione del tessuto renale, oppure per esempio ad alcuni topolini abbiamo fatto delle alterazioni a livello delle carotidi. Quello che siamo andati a vedere in questi topolini, giusto per farvi capire quanto può essere interessante, a due mesi, a tre mesi dal danno, andando a prelevare il midollo osseo da questi topolini che avevano ricevuto il danno, il numero delle staminali mesenchimali presenti nel midollo osseo di questi topolini era notevolmente aumentato rispetto ai topolini ai quali non era stato effettuato il danno. Questo per dirvi che cosa? Che il midollo osseo, come pure il tessuto adiposo, sentono il danno, cioè un tessuto è danneggiato, quindi questo tessuto danneggiato rilascia delle molecole che raggiungono il midollo osseo, che raggiungono il tessuto adiposo, raggiungono le staminali mesenchimali. Le staminali mesenchimali, senza muoversi dal loro sito, rilasciano a loro volta delle molecole, il famoso secretoma, e queste molecole raggiungeranno il tessuto danneggiato e favoriranno il riparo. Ma come favoriranno il riparo? Istruendo, aiutando le staminali di quel tessuto a lavorare. Cioè, io ho avuto il danno nel tessuto epatico, il tessuto epatico rilascia delle sostanze che raggiungono il midollo osseo, raggiungono le mesenchimali a loro volta dicono: bene, il fegato deve essere riparato, io rilascio delle molecole che stimoleranno le staminali epatiche a fare il proprio lavoro. Cioè, questo è il discorso che dobbiamo capirci. Allora, vi renderete conto che qualsiasi danno noi facciamo alle nostre staminali mesenchimali può avere un impatto molto maggiore di un danno fatto ad altri tipi di staminali presenti nel nostro corpo. Quello che voglio dimostrarvi è una sperimentazione molto semplice che abbiamo condotto su dei pazienti che vengono alla nostra sezione di dietetica, per cercarvi di capire come le cattive abitudini alimentari, io lo dico sempre, guardate che il DNA, facendo il biologo molecolare, ha la memoria lunga. Che voglio dire che il DNA ha la memoria lunga? Se io ho dei comportamenti alimentari sbagliati, per cui vado in sovrappeso, specialmente quando sono bambino, cosa succede? Vabbè, vado sovrappeso, magari se il sovrappeso non è eccessivo, l'unico problema che noi ci poniamo è quello estetico. Io vi dimostrerò che purtroppo non è solamente così, cioè non è soltanto un fatto estetico. Perché? Che cosa succede? Bene, io vado
in sovrappeso, decido di mettermi a dieta, faccio i controlli, magari c'ho un po' di colesterolo, un pochino di problemi, cerco di non mangiare più al McDonald's, stando in Campania, poche parmigiane, poche pizze o altre cose di questo genere, e quindi rientro nei parametri, sono dimagrito. E quindi io penso, va tutto bene. Purtroppo i danni che io ho fatto, alcuni di questi rimangono, c'è traccia nel DNA, c'è traccia nelle cellule che hanno subito questa alterazione. Poi tra l'altro, agganciandomi a quello che diceva il professor Uccello e rispondendo a lui, potrebbe anche darsi, la speranza è che ci sia una modifica epigenetica, cioè una modifica permanente con una o due somministrazioni, per cui non debba fare necessariamente per tutta la vita. Questa è una cosa che andrebbe in qualche modo valutata. E quindi vi dicevo, questa cosa è particolarmente interessante, vi farò vedere che cosa succede. Quella in basso, ecco qua. Allora, guardate, per non farvelo lunga, che cos'è il sovrappeso? Il sovrappeso praticamente è quando c'è la possibilità di misurare l'indice di massa corporea, che è una modalità praticamente per indicare se uno è sovrappeso o non è sovrappeso, e vedete che con un indice di massa corporea che supera praticamente i 25 noi andiamo in sovrappeso o preobesi, poi con un indice di massa corporea che è superiore a 30 ci sono i vari gradi dell'obesità. Come si misura l'indice di massa corporea? Tenendo conto l'altezza e il peso, ma anche altri parametri. Bene, perché andiamo in sovrappeso? Non è che ve lo devo raccontare, lo sappiamo benissimo, stiamo sempre con, piuttosto che correre, una dieta ricca in grassi, non facciamo esercizio fisico, andiamo senza fare pubblicità ai fast food piuttosto che mangiare sano. E poi c'è un'altra cosa fondamentale che noi non abbiamo, molti di noi non hanno minimamente cognizione di quale possa essere quello che ci fa bene come salute. Se voi vedete, apro e chiudo parentesi, le mamme che portano i bambini obesi a visita, questo bambino non mangia niente. Dottore, non mangia niente, non è possibile, non mangia niente. Il problema è che per la mamma il non mangiare niente, non ha mangiato carne e non ha mangiato verdure. Però poi se gli chiedi, hai mangiato le patatine? Sì. Ti piace la cioccolata? Sì. Ti sei mangiato la merendina? Sì. Tutto questo per una mamma non è mangiare. Quindi il bambino è diventato obeso, non si capisce perché. Questo discorso, guardate, è fondamentale, è qualcosa che va in qualche modo considerato. Chiaramente, purtroppo ci sono poi ovviamente anche i cosiddetti fattori genetici, cioè c'è la tendenza ad ingrassare, per cui ci sono persone che facilmente mettono su chili ed altre persone che in qualche modo sono più fortunati. Questi fortunati oggi, forse 50 anni fa, erano meno fortunati perché purtroppo ovviamente l'evoluzione non era, cioè si mangiava molto meno e quindi non andava bene per quel periodo. L'altra cosa è l'aumento sproporzionato degli zuccheri nella nostra dieta, questo è qualcosa che è incontrollabile. E non ve la sto a fare lunga, vedete, questi sono tutti le malattie che possono essere associate all'aumento del sovrappeso. Sicuramente sapete benissimo, il diabete di tipo 2 è una di quelle malattie associate all'obesità, ma anche tutta una serie di malattie cardiovascolari sono quelle associate ovviamente al sovrappeso. Bene, come dicevamo, ci sono, per fortuna, la professoressa Cimmini e il professor Uccelli hanno spiegato bene queste mesenchimali, per cui non mi resta da ricordarvi semplicemente che le mesenchimali, dicevo, le troviamo all'interno del midollo osseo, le troviamo all'interno del tessuto adiposo, e queste mesenchimali differenziano in osteociti, adipociti e condrociti. La mesenchimale come sceglie che cosa deve diventare? La mesenchimale sceglie che cosa diventare
anche grazie agli stimoli della nicchia. C'è stato una mesenchimale che sta nel tessuto adiposo, chiaramente oltre a secernere quelle molecole che dicevamo, perché la mesenchimale fa un doppio lavoro, serve a rinnovare questi tessuti che io già vi ho detto differenziandosi proprio, ma la mesenchimale fa anche un altro lavoro, è quello di aiutare le altre mesenchimali a differenziarsi rilasciando le citochine. Ma io mesenchimale staminale che devo diventare osso, devo diventare cartilagine o devo diventare condrocita, come faccio a sapere che devo diventarlo? Grazie agli stimoli che vengono dall'ambiente esterno. È stato fatto un esperimento semplicissimo in letteratura: se voi in laboratorio prendete delle staminali mesenchimali, li mettete quelle che si chiamano le piastre di coltura che avete visto, no, negli esperimenti, e coltivate queste piastre, voi potete modificare quella che in inglese si chiama la stiffness, cioè la rigidità della piastra, cioè per cui magari la plastica è più o meno solida. Bene, se voi semplicemente modificando la rigidità della piastra, quindi una misura semplicemente fisica, una mesenchimale che è messa su di un supporto estremamente solido, è come se percepisse che si trova all'interno del tessuto osseo, per cui preferisce diventare, differenziarsi in osteocita piuttosto che in adipocita, piuttosto che in condrocita. Cioè non state facendo niente, semplicemente state modificando la rigidità. Se invece fate crescere la mesenchimale su di un supporto più o meno soffice, la mesenchimale è come se percepisse che si trova all'interno del tessuto adiposo, per cui preferisce, in inglese si dice ha un bias, cioè ha una preferenza per il differenziamento in adipociti. Quindi vi renderete conto che quanto sia importante modulare questo funzionamento. E che cosa succede? Sappiamo benissimo che l'obesità è associata alla infiammazione, cioè tutta una serie di cellule del sistema immunitario in qualche modo sia raggiungono proprio il tessuto adiposo, sia rilasciano tutta una serie di molecole che comunque, navigando all'interno del nostro sistema circolatorio, possono raggiungere il tessuto adiposo. Quindi vi renderete conto, senza farla tanto lunga, che una mia mesenchimale che sono magro rispetto a una mesenchimale di un grosso obeso nel mio tessuto adiposo, la nicchia nella quale si trova la mia mesenchimale non è la nicchia nella quale si trova la mesenchimale del soggetto obeso. E quindi vi renderete conto che questa mesenchimale subirà delle alterazioni e vedremo con degli esperimenti semplici che cosa può succedere con queste alterazioni. Vedete, questo è il tessuto adiposo, noi abbiamo due tipi di tessuto adiposo, abbiamo il tessuto adiposo bianco, che è quello che abbiamo, che è quello che serve per accumulo delle riserve energetiche, poi abbiamo invece il tessuto adiposo BAT, il tessuto adiposo bruno, che è quello che abbiamo, ne abbiamo tanto durante durante l'infanzia e poi lo perdiamo, ci rimane soltanto nella zona interscapolare lungo i grossi vasi. Il tessuto adiposo bruno è quello che invece serve essenzialmente a dissipare energia, cioè a un'altra funzione. L'altra cosa, giusto di passaggio, che voglio raccontarvi è la senescenza, perché noi nel nostro laboratorio, questo studio che vi mostro diciamo è uno studio a latere, ma noi essenzialmente ci occupiamo di senescenza. Che cosa è la senescenza? La senescenza cellulare è l'arresto permanente del ciclo, cioè una cellula smette di svolgere il proprio compito e diventa vecchia, senescente. Questo che cosa comporta? Che man mano che noi invecchiamo, nei nostri tessuti si vanno ad accumulare queste cellule non più funzionanti, che vengono chiamate cellule senescenti. In parte le cellule senescenti si accumulano appunto con l'invecchiamento, questa senescenza cronologica, però la senescenza può essere anche un modo per arrestare una cellula danneggiata. Che significa una cellula danneggiata? Essenzialmente il danno più grave che una cellula può ricevere è a carico del DNA, perché se si danneggia il DNA la cellula non funziona più correttamente. Qual è la possibilità, facendo il biologo molecolare, questa è la parte che più mi appassiona, che cosa fa quando una cellula è danneggiata? Una cellula danneggiata ha varie opportunità. Per esempio, faccio per dire, mangiando tanto
un bel Big Mac di quelli belli fatti come si deve, no? Con tutti gli annessi e connessi, io introdurrò, a parte tante calorie, questo farà sì che si produrranno quelli che si chiamano i famosi radicali liberi. Questi radicali liberi sono delle molecole che ossidano le macromolecole di cui è fatta una cellula e vanno anche ad ossidare, a danneggiare il DNA. Allora la cellula che fa? Dice, io sto DNA danneggiato da Big Mac, non me lo posso tenere, cerca di ripararlo. Se il riparo è avvenuto in maniera corretta va tutto bene e quindi chiaramente la cellula riprende la propria vita. Può capitare invece che il danno è massiccio, perché magari non è il Big Mac, ma magari una radiazione, oppure che ne so, il modo con cui oggi si fanno le chemioterapie per ammazzare le cellule tumorali è quella di indurre dei grossi danni al DNA per far morire la cellula tumorale. Purtroppo gli effetti collaterali, che voi non ammazzate solamente la cellula tumorale, ma anche le cellule vicine, che sono appunto le cellule sane. Detto ciò, quindi, io ho un danno notevole, la cellula non è capace di ripararlo, cosa fa? Va incontro a un processo che si chiama morte cellulare programmata o apoptosi, cioè la cellula dice, io mi autoelimino perché non sono più capace di funzionare. E questo era quello che tutti quanti gli studenti magari di biologia, oppure quelli che hanno studiato, tutti pensano a questo, dimenticando invece che spesso la cellula, quando il DNA è danneggiato, invece di decidere di morire per morte cellulare programmata, si blocca, diventa senescente, cioè invecchia, non è morta ma non è più funzionante, anzi rimane nel luogo in qualche modo dove è avvenuto il danno, e la cellula senescente a sua volta non è inerte. La cellula senescente cosa fa? Produce anche lei delle molecole, il secretoma, cioè oramai stiamo capendo che questa comunicazione tra le cellule è qualcosa di fondamentale. E che fa il secretoma delle senescenti? Induce la senescenza delle cellule vicine. Io dico sempre, immaginate una mela marcia in un cesto di mele buone, diciamo, da mangiare. Allora immaginatevi la senescente come una mela marcia, vi distrugge tutto il cesto, per cui se in un tessuto abbiamo delle cellule senescenti che non vengono eliminate, vi faranno diventare senescente tutto. Quindi da un fatto positivo di bloccare una cellula danneggiata, la senescenza può essere un fatto negativo perché può indurre l'invecchiamento. Perché senescenze staminali? E vi renderete conto che se la senescenza colpisce le staminali è quanto di più deleterio ci possa essere, perché una cosa è che un epatocita differenziato diventi senescente, magari verrà sostituito da un altro epatocita prodotto dalle staminali, del tessuto epatico. Una cosa invece è che diventa senescente la staminale epatica, perché in quel caso non c'è più possibilità di riparare. Quindi vi renderete conto di come, per esempio, studiare la senescenza delle staminali, almeno per quanto mi riguarda, è qualcosa di estremamente affascinante. Studiare la senescenza delle staminali mesenchimali è quello di cui noi ci occupiamo, diciamo, principalmente. Tra l'altro, l'altra cosa che va detta, è importante non soltanto per l'invecchiamento nostro lo studio della senescenza, ma anche a fini terapeutici. Se io coltivo, devo fare un trapianto di staminali mesenchimali per i pazienti del professore Uccelli, quindi io devo avere queste mesenchimali, faccio un prelievo da un donatore e devo aumentare il numero di queste staminali coltivandole in laboratorio. Aumentando, facendole crescere nel laboratorio, alcune di queste staminali diventeranno senescenti. E allora io devo stare attento che la percentuale di senescenti nel campione che andrò a somministrare al paziente sia estremamente bassa, altrimenti io starò donando al paziente qualcosa di non funzionante. C'era proprio una citazione fatta, visto che Antonio, me lo sapevo già, lavora con la professoressa LeBlanc della Karolinska Institute, che è stata una delle massime, delle principali esperte dell'utilizzo delle mesenchimali per il trattamento del rigetto d'organo, perché quando le persone hanno un trapianto d'organo spesso può esserci un rigetto da parte del paziente, e trattando i trapiantati in cui c'è questo rigetto d'organo con
le mesenchimali, voi avete questa riduzione di quello che si chiama il graft versus host disease. Bene, c'erano, diciamo, delle sperimentazioni, una fatta dal gruppo della professoressa LeBlanc e un'altra fatta da una company privata. Mentre la professoressa LeBlanc dimostrava che somministrando ai pazienti queste cellule si riduceva questo graft versus host disease, lo stesso tipo di sperimentazione fatta da questa compagnia privata data ai pazienti non dava alcun tipo di risultato e non si capiva il perché. Il perché è, non entro nei dettagli, ci sono tante variabili che possono impattare, però se ne scoprì una fondamentale, che ovviamente la company, cioè la compagnia privata, per poter risparmiare sui costi di produzione delle staminali, aveva ottenuto le staminali da pochi pazienti e le aveva fatte coltivare in vitro per tantissimo tempo per aumentarne il numero, e queste staminali utilizzate dalla company, coltivate per tantissimo tempo, erano diventate senescenti. Per cui la differenza una delle differenze tra le staminali utilizzate dal gruppo della LeBlanc e dei collaboratori e delle staminali usate della company era la senescenza. Quindi vedete, studiare la senescenza è per capire come invecchiamo e come rispondiamo ai danni, e per cercare anche di capire che cosa possiamo fare quando andiamo a somministrare le staminali. Tornando a noi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto qualcosa di molto semplice. Praticamente noi abbiamo ottenuto dei midolli ossei dalla pediatria con la quale collaboriamo, di bambini che andavano a controllo, e da questi midolli ossei abbiamo ottenuto le staminali mesenchimali emesse in coltura. Poi invece abbiamo praticamente raccolto i sieri di pazienti non estremamente obesi, perché il problema dello studio è che noi stiamo raccogliendo sì pazienti, quelli che si chiamano borderline, cioè sovrappeso, non l'obeso che ha tanti altri problemi, e abbiamo poi cosa fatto? Abbiamo messo questo siero dei pazienti in contatto con le staminali mesenchimali. Qual era l'idea? È che nel paziente o sovrappeso o obeso il sistema immunitario, c'è un'infiammazione di base, per cui vengono rilasciate tutta una serie di sostanze che mi potrebbero alterare il funzionamento delle mesenchimali, o anche le mesenchimali stesse del paziente obeso potrebbero rilasciare delle molecole che automantengono questa alterazione del funzionamento. Quindi abbiamo preso quindi questi sieri dei pazienti, abbiamo coltivato, cioè tenute in coltura le staminali che erano sane, ottenute da pazienti sani, con questi sieri invece di persone sovrappeso, e siamo andati a valutare come si modificava la senescenza, come si modificava l'apoptosi, e poi siamo andati a vedere, ma queste cellule hanno la capacità di diventare osso o cartilagine dopo che sono state in contatto con questi sieri? Vedete, questo è il prelievo di midollo osseo. Da questo prelievo di midollo osseo poi si ottengono delle cellule che vengono messe in coltura, e su queste cellule in coltura, ripeto, da pazienti sani abbiamo messo il siero ottenuto da persone sovrappeso. Questi sono tutti, diciamo, i vari pazienti che abbiamo utilizzato in questo studio. L'altra cosa interessante di questi pazienti, che erano in qualche modo, parte essere sovrappeso, non avevano altri grossi problemi, cioè non c'erano, questi sono i valori di alcuni che si chiamano marker biochimici, cioè non avevano malattie accessorie, erano semplicemente sovrappeso. Quindi, vedete, la prima cosa che abbiamo visto, è che se andate a confrontare praticamente alcune delle molecole di citochine presenti nei soggetti a peso normale rispetto ai sovrappesi, vedete che ovviamente, come sappiamo, ci sono delle modifiche, cioè alcune molecole della infiammazione
si trovano modificate, questi sono i soggetti sani, questi sono i soggetti sovrappeso, per esempio questa che è una proteina anti, una citochina antinfiammatoria, la vedete, interleuchina 10, la troviamo nei soggetti sani, nei soggetti sovrappeso è completamente o quasi scomparsa, quindi c'è una modifica proprio legata, ripeto, il sovrappeso è legato all'infiammazione. A questo punto siamo andati a dire, bene, ma questo va ad alterare, le fa diventare più vecchie queste nostre cellule? No, per fortuna no, questo è un saggio che viene utilizzato, vedete queste in blu sono cellule senescenti e se andate a fare la percentuale, questa è con i soggetti di peso normale, sovrappeso, c'è un piccolo aumento ma non è significativo, non è di importanza. Questo siero di questi pazienti sovrappeso rispetto al siero dei pazienti normopeso mi fa morire le cellule in più? Assolutamente no, cioè praticamente, quindi questi sieri, cioè vabbè, alla fin fine essere sovrappeso non è di gran danno. Tuttavia, quando si va a vedere il differenziamento in adipociti, vedete, questo è, se io prendo una popolazione di mesenchimali, e induco, cioè metto, come diceva il professor Uccelli, sale e pepe per farli diventare cellule adipocitarie, allora nel, mettendole, diciamo, normalmente non tutte queste cellule diventano adipociti, ma in condizioni normali un 40%, grosso modo, di cellule mesenchimali diventano cellule adipose, cellule del grasso. Se io considero invece le mesenchimali che stavano con il siero degli obesi, vedete che il passaggio verso gli adipociti dal 40 è diventato il 64%, cioè è un circolo vizioso, è come se io diventando obeso induco le mie staminali mesenchimali a differenziarsi maggiormente verso l'obesità, cioè le sto istruendo ma in maniera negativa, cioè si autosostiene questa, diciamo, adipogenesi. Questi poi sono ovviamente tutta una serie di marcatori che sembrano dimostrare questo. L'altra cosa, vedete, questa è una cellula mesenchimale, può diventare un osteocita, cioè un osso, può diventare un condrocita, può diventare un adipocita e può diventare una cellula muscolare liscia. Noi ci siamo detti, bene, ma siccome in genere l'obesità è anche associata con una fragilità ossea, Ci siamo detti, ma vediamo se oltre ad essere alterata e favorita il differenziamento adipogenico, che cosa succede al differenziamento in osso? E vedete, questo è la, vedete qua, è la formazione di quello che si chiama un osteone, cioè la formazione in vitro di una struttura tipica dell'osso, quando queste cellule, queste mesenchimali vengono indotte a diventare, questo è un modo per poter dimostrare che le cellule si sono effettivamente differenziate in osteociti. Questi sono dei marcatori, cioè delle proteine che sono presenti all'interno di questi osteociti. Questo che vedete è il, diciamo, in rosso è quello che succede quando le cellule vengono trattate con il siero dei pazienti sani, e questo è quello che succede quando vengono trattate con il siero dei pazienti obesi. Vedete che il differenziamento adipocitario non è che non c'è più, però è alterato, perché vedete il profilo, come si dice, cioè l'andamento di queste proteine è completamente diverso nei nelle cellule trattate con il siero dei pazienti normali rispetto al soggetto al siero dei soggetti sovrappeso. E allora, a questo punto ci siamo detti, bene, ma che succede se io dimagrisco, rientro nei parametri, questo siero in qualche modo ritorna ad essere non più negativo? Ebbene, una serie di pazienti li abbiamo seguiti per 6 mesi, cioè nel senso che questi pazienti erano arrivati sovrappeso, quindi con un indice di massa corporea tra 25 e 30, hanno fatto una dieta, sono rientrati al di sotto di 25, quindi normopeso, almeno per l'indice di massa corporea, dopodiché
questi hanno mantenuto questo indice di massa corporea per 6 mesi, cioè hanno seguito la dieta, una volta rientrato si, sapete, si dice quella che si chiama la dieta di mantenimento. E a 3 mesi e da 6 mesi dall'essere rientrati nel peso forma, diciamo, abbiamo raccolto i sieri e abbiamo rifatto le stesse cose che avete visto prima. Cioè, che cosa succede? Bene, vedete, la cosa è questa. Questi sono i normopesi, questi sono quando erano obesi e questi erano a 3 e a 6 mesi. Questi sono i famosi pannelli delle citochine. Vedete, non c'è un parametro, per farvela lunga, non c'è un parametro che rientri nel valore norma. O li trovate in più o li trovate in meno, ma non c'è niente che in qualche modo ritorni a, o sia simile a quello che deve essere il parametro di un soggetto sano. La cosa interessante è che quando voi andate poi a fare gli stessi esperimenti che vi ho fatto vedere prima, qui vedete, questo è siero di persona sana, siero di persona obesa, siero di persona rientrata nella normalità del peso a 3 a 6 mesi. Vabbè, come già vi ho detto, non c'è alterazione della senescenza o dell'apoptosi, ma la cosa che invece in qualche modo ci ha meravigliato in senso negativo, perché questa ci dice qualcosa, vedete, queste sempre sono i famosi adipociti, vedete, questa è la percentuale di adipociti quando le cellule vengono trattate con il siero dei pazienti sani, questa è la percentuale degli adipociti quando le cellule vengono trattate con il siero dei pazienti sovrappeso, questi stessi pazienti a 3 a 6 mesi, nonostante fossero rientrati, ripeto, nella norma, continua a permanere uno stimolo verso l'adipogenesi. Cioè, come io dicevo, c'è una memoria del fatto che ho fatto il cattivo e ho mangiato male. C'era la mia collega che ovviamente fa proprio le diete, dice: no, ma noi questo non possiamo dirlo ai nostri pazienti, perché sennò dice tante che dimagrisca fa. Allora, e ovviamente anche il differenziamento in senso invece osteocitario continua ad essere in qualche modo alterato. Quindi le conclusioni io ve le dico qua piuttosto che leggerle. Noi abbiamo fatto questo semplice studio semplicemente per cercare di far capire quanto sia importante ovviamente avere un corretto stile di vita, e quando anche un qualcosa che può sembrare banale può impattare notevolmente sulla nostra salute, perché ripeto, non c'è da dircelo, io, il professore Uccelli, non so, anche lei, siamo fan di queste mesenchimali per vari motivi, e quindi tutto quello che le può preservare, può farle funzionare bene, è in qualche modo quello che ci accomuna, e vi renderete conto che quindi alterare con dei comportamenti sbagliati il funzionamento delle nostre mesenchimali ha un impatto notevole con la nostra salute. Quindi mangiate, ma mangiate sano, questo è quello che io vorrei dirvi alla fine. Ok, grazie. Allora, ringraziamo il professor Galderisi, anche se ha frustrato tutti i miei tentativi di dieta, sinceramente. Mi faccio un bel panino fra un po'. Comunque, avete qualche domanda? C'è una domanda, prego. Ovviamente, sentendomi direttamente chiamato in causa, non posso che ovviamente fare un intervento molto breve, puntiforme. No, un'informazione che sicuramente per brevità non era comprensiva in questa presentazione, ma il rapporto madre-obesa-feto, in che cosa si può tradurre nei confronti del danno al feto? Beh, qui apri questo non te lo so dire, sicuramente io credo che abbia un impatto notevole, perché io ti so dire, vengo insultato continuamente perché sono un folle, perché io ho un laboratorio in Turchia. Dice: di questi tempi va in Turchia? Ebbene sì, di questi tempi si va in Turchia.
E in questo laboratorio, perché te la faccio, diciamo, un pochino lungo, perché in Turchia ci sta una collega iraniana naturalizzata francese che poi si trova in Turchia, vabbè, insomma, tutto un giro complicato, e lei lavora sui meccanismi della memoria, l'epigenetica, e ci sono degli studi tra cui fatti anche da lei. Se tu prendi dei topolini e li rendi obesi con la dieta ad alto contenuto calorico, dopodiché la prole di questi topolini viene nutrita e spesso quello che succede è che questi topolini obesi poi sviluppano il diabete di tipo 2. Se tu prendi i figli di questi topolini, di queste madri, come dici tu, obese, e li nutri con una dieta normale, la probabilità, la percentuale di topolini che pur sono nutriti con dieta normale, che vanno incontro a diabete, è notevolmente superiore. Quindi credo di aver risposto in qualche modo alla tua domanda. Altre domande? Io volevo chiedere se i pazienti che erano rientrati successivamente nella fascia del normopeso, dopo anche diete di mantenimento, la memoria delle cellule riesce a far riabbassare questi valori e quindi la percentuale a riavvicinarsi al 40%? Quello che è l'ultima cosa che ho dimostrato, purtroppo no, almeno a sé. Dunque, a 3 mesi addirittura sembrava un pochino più alto rispetto al normale. A 6 mesi non c'era più la differenza statistica, però era ancora alto. Il problema è che non abbiamo tanti pazienti, ce ne abbiamo fatti una decina. La cosa andrebbe fatta su un numero enorme di pazienti per avere poi dei valori che siano... Purtroppo no, cioè il problema è, tra l'altro, non è soltanto il fatto sulle cellule. Se tu vai a confrontare quello che è presente nel siero, cioè le molecole banalmente presenti nel siero di queste persone che sono rientrate nei valori norma di peso, se tu vedi le molecole, le citochine, queste qua, nel siero, non sono ai valori normali. Quindi non c'è un rientro a 6 mesi, no, assolutamente no. E 6 mesi è un tempo lungo, eh. È un'altra domanda, ma questa è di curiosità. Quando magari ci sono delle persone che in un periodo di stress rispondono con un abbassamento di peso, sì, una perdita di peso, insomma, cioè questo può essere legato al fatto che c'è un cambiamento in quelle percentuali di differenziamento? Questo non te lo, assolutamente, questo è una speculazione che non lo so, questo non te lo so dire. Io, per esempio, un'altra cosa che stiamo cercando di fare adesso è cercare di capire che cosa c'hanno quei fortunati oggi che mangiano in maniera sbodata e non ingrassano, quindi quali sono le citochine. No. Ci sono altre domande? Eccola. Buongiorno. Io volevo sapere se per caso avete valutato geneticamente cosa succede a quelle cellule che poi mostrano un comportamento diverso in seguito all'obesità o meno. Alle mesenchimali soprattutto. Questa è una bella domanda ed è la cosa che, diciamo, ho cercato di dire. No, non l'abbiamo fatto, però si parla tanto di epigenetica. Cioè l'epigenetica, io quando faccio lezione amo dire nella maniera più semplice, è quello che voi ereditate dai vostri genitori, ma non è legato alla sequenza del DNA. Questa è la maniera più semplice per dire che cos'è l'epigenetica, è quello che tu erediti, che non sta scritto nelle 4 letterine del codice genetico, A, C, T e G, però lo erediti lo stesso. Io sono convinto che ci possa essere una memoria che viene conservata, e quello che cercavo di, la mia speranza per eventualmente queste terapie per le malattie croniche con le mesenchimali, perché il discorso fatto dal professor Uccelli è stato chiaro, no? Ha detto: se io devo usare le mesenchimali per una malattia acuta, la mesenchimale va benissimo, io ho avuto un ictus, tratto il paziente subito con le mesenchimali, siccome è una malattia acuta, la mesenchimale mi basta un trattamento per sperare di far recuperare.
L'altro discorso è: ma se io ho una malattia cronica, perché mai il trattamento, uno o due trattamenti con le mesenchimali dovrebbero avere un razionale? Significa che io dovrei fare trattamenti con le staminali per tutta la vita, è qualcosa di poco comprensibile. Io spero, credo, non lo so, andrà tutto dimostrato, che magari queste sostanze, per avere un lungo effetto, andranno a modificare geneticamente le cellule che devono essere riparate, modificarle però a livello epigenetico e non sulla sequenza del DNA. Questo non lo sappiamo. Le volevo chiedere, mica avete fatto anche uno studio con qualche patologia cronica particolare? No, no, questo ancora soltanto no. Con pazienti? No, ok, no. Grazie. Ci sono altre domande? Lì. Lui e poi ce n'è un'altra ragazza. Io volevo fare due domande, una anche al professor Uccelli, più o meno è la stessa. Se un cambiamento, un aumento di peso provoca un cambiamento anche epigenetico nelle cellule mesenchimali, non si può intervenire in modo che esse tornino ai parametri normali? Così come il professor Uccelli aveva detto prima che c'è una predisposizione genetica, oltre che l'influenza di fattori ambientali, per contrarre la sclerosi multipla. Non si può intervenire prima dello sviluppo della malattia, magari a livello genetico? E allora, io ti rispondo per quanto mi riguarda e poi passo la parola al professor Uccelli. È chiaro che quello che tu dici ovviamente potrebbe essere interessante, però al momento dovremmo prima capire quali sono le modifiche epigenetiche e poi, una volta che abbiamo capito quali sono, al momento non lo sappiamo, se e come sia possibile intervenire, quindi c'è ancora un po' di strada da fare. Ma naturalmente la domanda è assolutamente pertinente, anche corretta scientificamente. Il problema, scusate, non ho visto chi l'ha fatta, quindi non so, perdonami. Il primo problema nel campo della maggior parte delle malattie, in particolar modo della sclerosi multipla, è che non sappiamo con certezza quali siano i fattori che influenzano l'epigenetica, e questo è il primo problema. Il secondo problema è che tu non sai chi svilupperà la malattia, quindi ipoteticamente questo è uno dei fattori che riteniamo sia più rilevante da questo punto di vista. Per esempio, un fattore ambientale, che l'esposizione, cioè che in generale sono i livelli di vitamina D, che probabilmente influisce a livello epigenetico, per esempio sulla disponibilità della cromatina, dell'accesso. Allora, per fare uno studio di questo genere, che si è pensato di fare, dovresti immaginare di iniziare a trattare tutta la popolazione, quindi 10.000 bambini, perché devi iniziare a farlo adesso, non sapendo chi svilupperà la sclerosi multipla, 10.000 bambini per 30 anni e dopodiché, rispetto a una popolazione analoga studiata per 30 anni che non ha fatto una supplementazione di vitamina D, andare a capire se hai avuto una riduzione dell'incidenza. Concettualmente fattibile, praticamente non facilissimo, sia perché, vabbè, in Italia sarebbe infattibile, si è pensato di farlo negli Stati Uniti. In generale, tanto la maggior parte dei professori universitari sperano di durare 30 anni, ma voglio dire, diventa ragionevolmente difficile. Se lo devi iniziare a 25 non sei ancora in grado di poterlo fare, se lo inizi quando diventiamo in Italia professori universitari devi poi ulteriormente chiedere un allungamento. Questa è una battuta, naturalmente, però non è semplice, però è corretta assolutamente. È ovvio che il problema principale è nel modificare qualche fattore che può avere un impatto sulla epigenetica, è il fatto che tu non sai chi lo svilupperà e quindi come intervieni. Professore, mi scusi, io non ho capito bene la relazione che c'è tra obesità e infiammazione, nel senso che Questa te la può dire meglio No.
Non ero in questo. No, la relazione. Dunque, è stato visto che l'obesità è associata a quella che si chiama un basso grado di infiammazione cronica, cioè il sistema immunitario in qualche modo produce infiammazione negli obesi, per una serie di cose che non sto qua a raccontarti, ma per esempio, giusto per dirtene una, i macrofagi, che sono un tipo di cellule del sistema immunitario, che sono quelle che praticamente devono distruggere gli agenti patogeni provenienti dall'esterno, eliminare le cellule apoptiche, eliminare le cellule senescenti, eliminare le cellule tumorali, tutto quello che vuoi tu, c'è una grossa infiltrazione, presenza di macrofagi nel tessuto adiposo degli obesi, con ovviamente tutte le conseguenze che puoi immaginare. Quindi questa è la, diciamo, la relazione tra obesità e infiammazione. C'è qualcun altro? Ecco. Allora, noi sappiamo che esiste la barriera di Weismann, cioè che delle modifiche alle cellule somatiche non possono passare poi alle cellule gametiche. Quindi com'è possibile che l'obesità... Ah, sapevamo. C'hai ragione. È la domanda che mi sono posto pure io e che ci poniamo pure io. Perché io con la mia collega facevamo questo discorso che tu dicevi. Se l'alterazione è nel tessuto adiposo, che ha a che fare con le cellule germinali? C'hai ragione, è un punto proprio grosso. Questo però ti dice che questa barriera a questo punto non è... Ma sai, prima la professoressa Cimini ha detto, quando noi abbiamo cominciato a studiare l'istologia, c'erano i tessuti perenni. C'erano i tessuti perenni, adesso i tessuti perenni non esistono più. Quindi sai, c'è tutta una serie di smentite. C'è qualcuno che dice che la scienza è una catena di smentite. Non è proprio così, ma insomma. Beh, sicuramente si aggiorna la scienza, no? Andiamo avanti. Del resto non è così banale il fatto che anche una cellula germinale possa eventualmente essere influenzata da cellule che secernono nel circolo. Quindi è evidente che anche se la cellula germinale si trova in una nicchia, che è la nicchia germinale, ma comunque riceve messaggi dal circolo sanguigno. Se queste cellule secernono le cose e le esportano fuori, non è banale che possa arrivare qualcosa anche alla nicchia germinale. C'è qualche altra domanda? Va bene, allora io... C'è qualcuno? Ancora? Ah. Allora, io vi ringrazio tutti, siete stati veramente... Siete stati veramente gentili ad intervenire e sono anche molto contenta che vi abbia interessato. Devo ringraziare tantissimo i nostri due ospiti, il professor Uccelli e il professor Galderisi. Ragazzi, per favore. Scusate un attimo. Per la gentilezza e disponibilità che hanno dimostrato nel volerci supportare in questa iniziativa. Adesso lascio la parola all'organizzatore e vi ringrazio di nuovo. Okay. Allora, io vi rubo soltanto due secondi, ovviamente per ringraziare ancora una volta tutti quanti voi e ovviamente per lo sforzo che avete supportato. Un'ultima informazione, chi per caso non avesse ancora lasciato la firma e non avesse firmato i registri di presenza è pregato di farlo ora, così almeno completiamo anche la parte burocratica. Grazie ancora a tutti, arrivederci.